E siamo pronti per un'altra finale, stavolta quella degli 800 metri promesse uomini. Questi è Giovanni Filippi, Wes Rogno. Gran bella batteria per lui ieri, con 1:52:13 di autorità, si è guadagnato il posto per la finale. Il secondo che inquadreremo, Free Zone, Federico Maione. Classe 97, poi il favorito della gara, senza dubbio 1:48:62, campione italiano indoor assoluto, campione italiano juniores, Simone Barontini, Sesta Murancuna, che si è portato il tifo dietro. Poi Alessio Ferrara, che lo scorso anno fu secondo, Centro Atletica Piombino, uomo da campionati. Poi attenzione a Giovanni Crotti, quarto lo scorso anno fra gli juniores negli 800 e nei 1500, vuole una medaglia. Poi il terzo delle indoor, terzo lo scorso anno, Leonardo Cuzzolin, quest'anno 1:48:71, atleta da seguire, uno fra i migliori personali in gara. Nicola Calcabrini, atleta Recanati, in corsia 2. E in corsia 1 un altro che è stato più volte protagonista nei campionati, Victor Curcuiano, Axi Campidoglio Palatino. Ieri bella rimonta sul finale per lui. Si va per questa finale, Barontini con il tifo degli anconetani che si fanno sentire, lui che in casa sua ad Ancona è imbattibile, ha vinto anche gli assoluti, comunque protagonista anche con la nazionale. E sono Barontini e Cuzzolin, i due più attesi davanti, poi c'è una delle sorprese di questo campionato, Giovanni Filippi. Gara da frontrunner per Simone Barontini, che si trascina dietro il gruppo degli ottocentisti, probabilmente sta lì a controllare che nessuno attacchi per poi rispondere, lui che è capace di ottimi cambi di ritmo. Sull'esterno risale Curcuiano, lo vedete con la maglia dell'Axi Campidoglio Palatino. Cuzzolin sembra in ottime condizioni, è lì che controlla tatticamente il passaggio, 54-25, non eccessivamente veloce. Se ne vanno i due che possiedono il miglior personale, dietro c'è Giovanni Filippi a tirare il gruppo. Progressione di Simone Barontini. Eccolo, prova a dare lo strappo decisivo, non molla lì dietro Cuzzolin che sembra ancora in controllo. 200 al termine, prova a prendere leggera esterna Cuzzolin, parte Barontini, attenzione, il cambio di ritmo del ragazzo della Sesta Murancuna. Ultimi 100 metri, Barontini sembra fare breccia nella resistenza di Cuzzolin. Rettilineo finale, si volta a destra, a sinistra per controllare dove sia l'avversario, che sta sinceramente dietro, 3 metri, non può prenderlo. Vince con lo stagionale 1:47:91, mentre per la terza posizione forse ce la fa Ferrara, ancora a podio il ragazzo del Centro Atletica Piombino. Split negativo anche qua, come nella gara junior femminile. Secondo giro più veloce del primo, e non è cosa normale negli 800, anche se magari nel campionato dove si fa gara più tattica può capitare più spesso. Questo è il momento decisivo, quando scava quei 3 metri di divario e lo porta fino all'arrivo, mentre vediamo dietro la lotta per la medaglia di bronzo. E sì, non mi sembra di essermi sbagliato, è proprio Ferrara che si prende un'altra medaglia. Buon finisserre, ragazzo, nel Centro Atletica Piombino. Andiamo a vedere quello che succede nel disco. In testa Alessio Mannucci con 54,70, davanti a Calogero Marco Volo, 51,38.